Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Oldsnake72 e bentornati sul Games Channel. Pausa, video in pausa. Vi devo dire due cose velocissime, davvero veloci. Allora, la prima, la più importante, è che ho deciso che i prossimi 3-4 video saranno di Skyrim e basta. Perché ho deciso questo? Perché ho tanta voglia di giocare a Skyrim. Quando torno una sera da lavoro, che ho voglia di giocare a qualcosa, a un videogames, la voglia è solo di Skyrim e tante volte mi trattengo perché appunto devo fare portare altri video. Ora, siccome questa voglia si è ampliata a non finire perché voglio vedere davvero come va avanti Dawnguard, non vedo l'ora di saperne di più, non vedo l'ora di andare a fare il culo ad Arkon, tutte queste cose qua. Come un bambino, come un bambino. Adesso voglio giocare a questo, voglio giocare a questo punto, quindi ho deciso di fare almeno 3-4 video consecutivi. Io credo che bastano per terminare Dawnguard. Poi, se in realtà ci manca ancora moltissimo, voi fatemelo presente nei commenti. E allora, come non detto, non fate caso a quello che ho detto appena adesso. Altrimenti farò così. Almeno 3-4 video consecutivi di Skyrim, perlomeno fino a quando non terminerò Dawnguard. Dopodiché mi prenderò una settimana di pausa con Skyrim e mi dedicherò in primis a Cronache Mitologiche. Ne farò due di fila e altro magari, qualche altro video, magari Dark Souls o come ho fatto con Old X-Files lì in quel modo là. Va bene, la seconda cosa invece riguarda quello che ho fatto 5 minuti fa, ovvero sono tornato indietro, ho aperto un portale lì, sono tornato a prendere in pratica la gemma che era incastonata ancora nel santuario, me la sono ripresa. Nel frattempo nel baule che si trovava nei pressi dello scheletro, dove c'era anche il primo volume del libro sconosciuto, quello Falmer, in quel volume lì ci ho messo alcuni dei miei oggetti in modo da alleggerirmi, perché mi avete detto che qui ci sono molte cose interessanti. Quindi, perché no? Tanto, tornando indietro, quel baule non me lo dimenticherò mai. Su questo posso stare tranquillo. Possiamo continuare. Ok, tutto qui. Sperando che non vi dia fastidio che prenda questa pausa su altre serie. Mi dispiace, a parte c'ho soltanto Cronache Mitologiche come serie io. Però già sono passate 2 settimane che non carico video su quella serie lì, quindi posso immaginare qualcuno che può essere sfastidiato. Ma andiamo avanti. Guardate, questa potrebbe essere o erosa con il tempo, leggermente un po', e soprattutto proviene dalle guerre, dalle batterie che ci sono state nel corso dei millenni. Va bene, lì c'è il simbolo di Auriel, già all'interno. Ragazzi, io non ho letto i messaggi, soltanto quelli scritti dalle 6 alle 7 di mattina, di martedì in pratica. Io ci sto giocando adesso che sono le 20. Questo video uscirà mercoledì, avevo detto giovedì, quindi esce un giorno prima. E voglio solo ringraziare comunque Francesco, voglio ringraziare Old Style, voglio ringraziare Pierluigi e Adriano, che mi hanno scritto probabilmente subito appena uscito il video. Grazie a voi e a tutti gli altri che poi avranno scritto, mi sono arrivate molte notifiche, ma non ho letto nient'altro. Oh, è una statua. Ha una corona? Potrebbe essere un re. Un re degli antichi elfi della neve. Oppure Auriel. Questa è una statua di Auriel, ma con i vecchi segni del suo potere. Il tempio deve essere molto antico. L'arco deve trovarsi qui. Vecchi segni. Questa roba che tiene collegata con il sole mi vuol far capire che lui controlla il sole? Sta a significare questo? Non lo so. Ma guardate, forse dico una stronzata. Il problema è che non vado mai a rivedere i video, come al solito. Non è simile all'armatura che c'aveva Gelebor? No. Sotto no, assolutamente, ma la parte superiore. Però vabbè. No, no, non credo. Non c'aveva questa parte così, no. Non era neanche tanto assurda, eh. Loro l'hanno costruita, magari la statua. Parliamo della prima era. E l'hanno costruita comunque con la propria armatura che avevano loro. Alla fine era il loro dio un po', se lo avevano personalizzato a modo loro. Forse dico stronzate, ma guardate che bella. Maestosa, gigantesca, bellissima. Ok. Questo dovrebbe essere soltanto da illuminazione. Sì. Andiamo avanti, ragazzi. Ok,
Ok, l'acqua che abbiamo preso fino adesso, abbiamo riempito la brocca, servirà proprio per questo. Versiamola. Adesso l'acqua andrà lì su quei canali e andrà a riempire il simbolo di Auriel. Questa cosa si è vista in tanti film, di solito con il sangue però. Si sbloccherà la porta. Mi è stato detto da Francesco, uno dei pochi commenti che ho letto, che il discorso mio sui Falmer vampiri è errato. Vabbè, comunque ho detto è soltanto un'ipotesi, nulla di più. Avete visto questo fascio di luce? Sono. Sembra una. La sfera quella di Meridia, mi ricorda. Soltanto che è verde. Molto abili con la magia, questi elfi, molto. E si parlava. Io parlavo molto di tecnologia, no? E Francesco, tu mi hai fatto notare effettivamente che lì si tratta di portali magici. Erano molto avanti con la magia. Certo, ovviamente. Oddio, e qui che è successo invece? Riesco a capire perché sono congelati. E anche qui è frutto di una magia, eh? E questo che mi dice: guarda, io non ci sono riuscito a prenderlo. Tu prenditi il filtro della resistenza al gelo, che è meglio. È stato Virtur a fare questo? Io sinceramente avevo pensato che lui ormai stava insieme ai Falmer. Allora, ci ha detto Gerebor che è stato corrotto. Si è perso. Io me lo immaginavo, sinceramente. Io mi immagino la scena che lui si trova al centro di una grande stanza. Noi arriviamo dall'altro, lo vediamo lì. Vuoto, per usare i termini della Dark Souls. Vuoto al centro. Perso. Ma se è stato lui a congelare i farmi, vuol dire che non vanno tanto d'accordo. Non capisco perché. Oppure non è stato lui. Sono semplicemente congelati dal tempo. Questo è rimasto schiacciato perché è crollato il soffitto. Comunque stanno tutti Questi fissando. Falmer sono fissati nel ghiaccio. Per Sì. quanto tempo saranno in questo stato? E io che pensavo che il tumulo fosse raccapricciante. Stanno tutti fissando questo santuario di Auriel. Qualcosa mi dice che appena vado lì. Loro. Certo che qui è difficile scamparla, però, eh. Oddio. Secondo me, appena interagisco con il santuario. Anche se questo mi sembra per le benedizioni più che altro. Pergamena pala di fuoco, prendiamola. Ok. Ma sì, senza prepararci. Infatti, non è successo nulla, va bene. Sta a significare qualcosa questo che è successo, ma non mi riporta. Tu che hai qui? Tempesta di ghiaccio. Porca puttana! Madonna i colpi! Madonna! Allora, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Due di quelli e un Falmer sono molto pericolosi. Andiamo di rallentatempo. Andiamo di rallentatempo. Mannaggia il cuore che mi batte a 3000. Sì, ma io senza spada dove vado? È un Falmer feroce. Però che c'ha lì dietro? Ha le ali! Ragazzi, guardate! Se è morto subito. Sono più deboli, eh. Ma avete visto? Ok, rallentatempo neanche serviva. Sono molto più deboli. Avete visto? Avevano le ali. Tipo quelle. Sì, dai. Tipo quelle di Arkon. Sapete quando lo vediamo nei caricamenti? Oppure quando mi sono trasformato io in vampiro, che era nei sogni, ovviamente. Che abbiamo quelle ali dietro. Scusatemi, ma fanno di tutto per farmi pensare che sono vampiri, però, eh. E perché poi si è risvegliato?
perché si è risvegliato solo quello? Quello era particolare in quel modo, ma... Questo non ce l'ha. Questo è normale. Qualcosa non mi riporta. Forse li ha congelati. Li tieni così congelati a guardia di questo posto. Chiunque entra, ecco, vedete, chiunque va a prendere armi, pozioni dalle loro mani, questi si svegliano, sono una sorta di guardiani. Vedete, non tutti però, non tutti. Forse per questo motivo l'ha posizionati qui, sempre se è stato Virtur ovviamente. Spada elfica posso fare a meno. Ok, ci sono due porte comunque che si possono aprire. Bastone della lancia gelida. Ok, brava. Tu sembri in ritardo, arrivi. Lì c'è un santuario. Ok, qui ci ricolleghiamo con quell'altra porta. Questa brocca serve ancora. Vieni un po' qui, Serana. Dai, prego, prego. Anche lei. Io comunque mai dare le spalle. Dai, scheletro. Ok. Veloci. Perché però dovrei chiudermi? Vediamo, forse stando chiusa si apre una porta dietro di noi. Ora è da capire se qui sto andando avanti o di là è andare avanti. Vi giuro, Dario, te lo prometto. Torno indietro se mi rendo conto che questa è la parte dove si va avanti. Devo vedere tutto, me l'hai detto tante volte. Lì c'è un altro di dove si appoggia la brocca, quindi va bene. Oh, guardate chi c'è qui. Addirittura un altro. Quindi c'è un altro luogo esplorabile grazie a quelle pietre. No, non mi fa scoccare la freccia nel frattempo. Non so cosa era successo. Ok. Ehi. Ehi. Non siete stati mai un problema voi. Rubino modello. Un altro luogo da visitare. Fantastico. Me ne dovrò ricordare, quando tornerò indietro. Oppure è possibile che ci sia un altro santuario del genere dove si possono posizionare queste pietre. È probabile, magari. Che si trova poi uno all'interno qui. Ok. Appoggiamo la brocca allora. Ho fatto bene a toglierla lì. Perfetto. Perfetto, benissimo. Quindi qui abbiamo trovato la pietra modello e questo baule, questo tesoro. Benissimo, possiamo tornare indietro. E... ok. Ok. Controlla da Edra? Questo mai avuto. Potrebbe essere molto interessante. Controlla da Edra. Allora. Le potenti creature evocate sono ai tuoi comandi. Interessante. Dove scappi, bell'uomo?
Voleva prendere l'ascia? Sarebbe stato spettacolare. Non gli ho dato il tempo. Se andava a prendere l'ascia era fantastico. Ok. Ragazzi, tra l'altro, vi ricordate che ci hanno detto che questi veneravano altri dei, no? Trini, ma l'ho detto anche nell'ultimo video. Vabbè, molti di voi ovviamente sanno chi è. Ma parlo per tutti quelli che non sanno magari meno di lore. Trini, è scritto nel monomito il libro, quindi potete andare lì. Se non sbaglio è quello il libro dove se ne parla. Trinimac era uno dei seguaci più, diciamo, più vicini ad Auriel. E quando venne strappato il cuore all'Orcan, sappiamo dell'arco, Auriel c'aveva il suo arco ovviamente, no? Trinimac con quell'arco lì, che fece? Attaccò il cuore di Lorcan intorno alla freccia e la scagliò negli oceani, pensando che nessuno mai avrebbe ritrovato il cuore di Lorcan. Ora, senza che sto dicendo tutta la storia, perché l'ho detto tante volte, no? Raccontavo di Lorcan e quelle cose là, le Duemer. Quindi, però ecco, tutto è collegato. Trinimac, Auriel è potente, la Lord di Tess è potente. Ok. Tiara dell'apnea. Un altro morto in 2 secondi. Porca puttana, quanto fanno male questi, oh. Mamma, che lume di candela. Molto pericolosi. Se ti avvelenano e poi ti colpiscono, fanno un male cane. Ma no, tristissima questa scena. Tristissima. Mamma mia, poveracci. Ok. Buono, qui è chiuso e c'è questo baule. Allora, al momento non mi pare di aver lasciato robe. Non mi pare, mi sembra tutto molto... molto facile. Cioè, è difficile perdersi qualcosa qui. Almeno spero. Almeno credo. Cappella di Auriel. Andiamo. Quanto tempo mi è rimasto? 20 minuti buoni. Allora, ragazzi, più andiamo dentro, all'interno, più vediamo il ghiaccio protagonista. Cioè, è tutto ghiacciato, ma fortemente. Allora, questo a me fa soltanto pensare una cosa. Prima il farmer all'inizio, era tutto questo ghiaccio qui. Il nostro amichetto mi sa tanto che fa un uso massiccio del ghiaccio, quindi perché no? E quando sarà il momento utilizzerò anche la pozione che il farmer gentilmente ci ha donato. Sono convinto. Poi un'altra cosa. Un'altra cosa. Sto sbagliando. Ok. Oh. Diavolo, siamo arrivati. È un trono e c'è qualcuno lì. Pare bianco. Sì. Ci siamo, ragazzi. Affronta l'arcipete Virtus. Dio. La vedo brutta. La vedo brutta. Però posso contare su di lei e sulle vocazioni. Cavolo, qui è davvero tosta. È una barriera? Tipo ghiaccio? Hai fatto tutta questa strada pensando di poter avere l'arco di Auriel? Hai agito come avevo previsto. Mi hai portato il tuo affascinante alleato. Un momento. Si riferisce a me? Il che significa che la vostra ignobile vita è giunta al termine.
ragazzi, sto pensando a ciò che ha detto. Vuole Serana. Vuole Serana. A questo punto mi sto chiedendo, ha lo stesso obiettivo di Arkon? Riflettiamo. Muori. Ok, questa posizione mi è andata bene. Pensavo... Fino a quando però attaccano Serana mi va bene. Dai, dai, dai. No. Non ci inciampiamo. Brava Serana. Che collaborazione. Grande. Allora, Valerica ci ha spiegato come funziona la tirannia del sole. Una prestazione notevole, tuttavia inutile. È impossibile sfuggire alla morte. Sfuggiremo invece. Lì crollerà. E a quanto pare se stiamo qui non crolla? Ok. Oh, un altro di quelli. Ragazzi, io ne sono convinto. Questi sono tutti Falmer feroci poi. Tutti. Ok. Questa storia è durata troppo. Vieni tu però, vieni tu, codardo. Certo che non mi piace che sto combattendo fisso qui, ma diciamo mi sta andando bene in questo punto. Ok. Allora, Serana, ti vengo a aiutare. No, così non lo accetto, non lo accetto, proprio che sta lì in mezzo da sola. Allora, però prima Valerica, della Tirannia del Sole, che ci ha detto? Grazie alle pergamene possiamo decifrare in cosa consiste quella profezia. Ovvero che si vuole oscurare il sole, arrivare l'oscurità nel Nirn, oscurando il sole. Ma in che modo? Grazie all'arco di Auriel e grazie a una figlia di Koldarbur, spero ho detto bene, cioè una delle figlie di Valerica, appunto. Quindi Serana, il sangue di Serana, Valerica ce l'ha detto questo, quindi arco e sangue di Serana serve ad Arkon per fare... per avverare la sua quella profezia lì. Lui ha l'arco e vuole Serana. Perché? Vuole fare la stessa cosa? Per quale motivo? Cioè, per quale motivo ha anche lui in mente questa cosa di oscurare il sole? Per cosa? A meno che è un vampiro anche lui. A meno che è un vampiro anche lui. Ok. Oppure è un altro motivo ulteriore. A questo punto mi volterei verso Serana e gli direi: figlia mia, sei una persona sfigata, tutti che ti vogliono ti vogliono sacrificare per qualcosa. Però va bene, ok, è il momento di andare lì e aiutarla. Rallenta tempo e flaggiato del drago. Teniamoci cura rapida, perché non si sa mai, in mezzo a tutta quella bolgia è facile facile morire. Ok, adesso picchiamo come non ci fosse un domani. Vado tutti contro di lei. Oh, che puttana! Inizia a crollare il soffitto. Guardate, guardatelo. Sono convinto, ragazzi. Vieni tu, vieni tu. Maledetto. Stai bene. Siamo forti. Lo so. Lassù, sulla balconata, avanti. È potentissimo. È dannatamente potente. Allora, parte ragazzi, mi si è paralizzata mezza faccia. Allora facciamo una cosa, salvo, perché io ogni volta mi dimentico e se crepo non so quale...
il salvataggio automatico quando c'è stato. Ok. Ci siamo. Si è buggata la scritta. Sì. Non posso neanche selezionare le armi. Wow. Lui comunque sta in difficoltà. È finita, Virtur. Dacci l'arco. Come osi? Ero l'arciprete di Auriel, ragazza. Ero le orecchie degli dèi. Finché i traditi non ti hanno corrotto, la triste storia la sappiamo già. Gelebor e la sua specie sono facilmente manipolati. Sua specie sei tu anche. Guardami negli occhi, Serana. Dimmi. Ragazzi, cosa è sono. Un vampiro, ci ho preso. Sei un vampiro. Ma Auriel avrebbe dovuto proteggerti. Quando fu infettato da uno dei miei iniziati, Auriel mi voltò le spalle. Giurai che avrei avuto la mia vendetta. A qualsiasi costo. Volevi vendicarti di un dio? Auriel potrà anche essere irraggiungibile, ma non la sua influenza su questo mondo. È questo il suo piano. Non mi serviva altro che il sangue di un vampiro e la sua arma, l'arco di Auriel. Sangue di vampiro? Arco di Auriel? Tutto chiaro. Sei stato tu. Tu hai creato la profezia. Porca puttana. Una profezia incompleta, senza l'ingrediente finale. Non ti azzardare. Il sangue di un vampiro. Ti faccio a pezzi. Il sangue di una figlia di Koldarbor. Tu hai aspettato tutto questo tempo. Brava. Che arrivasse qualcuno con il mio sangue. È un vero peccato, perché intendo tenerlo per me. Vediamo se il tuo sangue ha qualche potere. Ok, si inizia. Allora, facciamo quello che avevamo pensato all'inizio. Comunque ragazzi, è tutto chiaro. È tutto chiaro. Gasatissimo che ci ho preso che è un vampiro. Le altre cose, però il suo piano è diverso. Non era... Cioè, ok, lui farà sempre quella cosa che farà, che vuole fare anche Arkon. Ma così facendo, il sole sparirà e nessuno poi vedrà il sole Auriel. Cioè, nessuno vedrà Auriel. Vuole questo. L'influenza andrà a cessare. Ed è questa la sua vendetta verso di lui. Ok. Le armi alla mano infliggono più danni. Sì. Resistenza al gelo. Quella mi serve. Ed eccola. Ora. Abbiamo rallentatempo. E anche in questo caso potrebbe essere buono. Sì. E nel caso, se sono in difficoltà, evoco anche qualcuno. Ma no. Ti voglio uccidere così. Anche se diciamo siamo due contro uno. Cosa ho premuto? Cavolo. Ha una bella forza il maledetto. Dai, accoppiamo che possiamo. Hai evocato un altro. Siamo uno contro uno, quindi il duello mi piace. Muori. Ok. Rallentatempo certo che è essenziale. Virtur. Mi dispiace tantissimo averlo ucciso, nel senso perché è un elfo della neve. Non che mi dispiace averlo ucciso lui, perché anzi, merita questo. Merita questo e altro. L'antica corazza Farmer, bellissima. Bellissima. Ok. Lascerò delle cose inutili. Ragazzi, questo è stato un luogo dove per centinaia e centinaia di anni il popolo degli Elfi della Neve ha vissuto. La Via dell'Illuminazione, un luogo eccezionale, dove questa razza fioriva. Era rispettata, era forte, era potente. Oggi non c'è rimasto più niente. Sappiamo quello che è successo, ma uno dei pochi che c'era rimasti era questo individuo qui.
E pensando alla loro storia, pensando a quello che hanno passato, secondo me, diciamo, secondo Enki non si merita neanche di essere qui. Non se lo merita. Fusruda! Ok, lo volevo fare. Oh, cosa? Tu non mi dici nulla. Penso proprio che ora... Oh, santa! Ma ha preso un colpo un'altra volta! Ero convinto che adesso lì dentro c'era l'arco! Oddio! Non ti ho fatto vedere tuo fratello, l'ho scaraventato di sotto! L'impresa è stata compiuta. Il risanamento di questo santuario della via significa che Virtur deve essere morto e che i traditi non hanno più il controllo su di lui. Non era colpa dei traditi. Ed è questa la cosa che più mi ha sorpreso, ma... Come? Cosa intendi dire? Era un vampiro, li controllava. Un vampiro? Capisco. Questo spiega tutto. Dentro di me provo gioia nel sapere che i traditi non hanno colpe per quanto è successo qui. Sì, anch'io. Non è una domanda che dovevi fare. Significa che forse un giorno sapranno mettere da parte l'odio e trovare la luce di Auriel ancora una volta. Era da molto che non mi sentivo così. E troppo a lungo ho atteso. Grazie davvero. Di nulla. Sono stati corsi dei grandi rischi per l'arco di Auriel. E nel contempo il tempio è stato restaurato. Non saprei trovare un campione più degno di te. Te lo meriti. Se vi fosse desiderio di sapere di più sull'arco o di avere delle frecce solari da usare con esso, sarò felice di aiutare. Frecce solari. Abbiamo fatto, ragazzi. È fatta. Non è luminoso come pensavo, però è bellissimo. Allora, intanto mettiamolo, vediamolo. Pesa 11. È bellissimo il colore loro, poi. È fantastico. 20 punti di danno da sole. I bersagli non morti subiscono il triplo dei danni. Ok, no, parliamo. È luminoso come pensavo. Però è bellissimo. Ora cosa facciamo? Lo sappiamo entrambi. È il momento di affrontare mio padre. Se non lo facciamo, ci darà la caccia per il resto della nostra vita. Se così sarà, deve morire. Forse possiamo farlo ragionare. Scappiamo via da lui il più lontano possibile. Questa è una frase sciocca, stupida, perché è ovvio, ce l'ha detto anche lei. Però sembra dannatamente romantica, e non è il mio caso. Forse possiamo farlo ragionare. Se così sarà, deve morire. Ci penso continuamente. Non è facile, ma non credo che abbiamo altra scelta. Io lo so che... No, la questione deve finire qui e ora. Allora affrontiamolo, insieme. Se tornassimo al castello della porta principale, troveremmo un'accoglienza fin troppo esuberante. Meglio tornare da Isran e aggiornarlo su cosa abbiamo fatto. Scommetto che ci allungherà una spada o due. Giusto. Bello. Sono anche contento di tornare da Isran. Ragazzi, il video si conclude qui. Possiamo parlare a proposito delle frecce solari. Facciamolo subito, anzi, e poi dopo questo sono felice di parlare ancora con te. Se posso dare una mano, basta chiedere. Allora. È il minimo che possa fare. Madonna, che domanda sotto. Cosa si dirmi sull'arco di Auriel? Si narra che l'arco fosse stato usato da Auriel in persona nella battaglia contro le forze di Lorcan. Quello che vi dicevo io. Tempi. La sua fattura non ha uguali in tutta Tamriel, e non solo. Immagino. Cosa può fare?
L'arco trae il suo potere dall'Aterius, canalizzandolo attraverso il sole. Pertanto, quando una freccia viene scoccata, produce un effetto magico molto simile alla bruciatura del fuoco. Certo. Ok, sembra potente. Ed è solo una frazione del suo potenziale. Con le frecce solari sarà in grado di produrre effetti spettacolari, avvolgendo di luce solare i tuoi nemici. Indubbiamente un effetto del genere danneggia tutto, ma è particolarmente efficace contro i non morti. Contro i vampiri. Virtor ha detto qualcosa riguardo all'uso del sangue. Usare l'arco con una freccia intinta nel sangue potrebbe dare luogo a effetti differenti. Diciamo che corromperebbe l'efficacia dell'arma. Sempre ammesso che una persona sia abbastanza sciocca da provarci. Lo sappiamo che ci vuole provare. Come posso avere delle frecce solari? Da questa, i traditi possono essere curati? Non provo altro che compassione per i traditi, nonostante lo sguardo. Discorsi. Tuttavia, temo che non vi sia rimedio alla loro situazione. Perché? Il loro atteggiamento depravato non si è manifestato solo di recente. Non è una malattia che ha afflitto la nostra specie. I nani hanno sottratto loro la vista, ma ci sono volute generazioni perché diventassero ciò che sono adesso. Ok, allora non hanno speranze. Probabilmente non torneranno mai alla loro forma originaria. Ammetto che nel corso dei secoli ho notato un miglioramento a livello intellettivo. Se si riuscisse a stabilire il modo di comunicare con loro, forse potrebbero trovare la pace. È l'unico modo perché capiscano che non sono sempre stati malevoli, ma che un tempo erano una razza orgogliosa e prospera. È quello che penso anch'io. Secondo me non possono più tornare elfi della neve, come il nostro Gerebor qui davanti, ma possono migliorare molto. Poi anche le altre teorie mi piacciono tutte, ma io lo spero perché davvero mi fanno davvero tanta tristezza. È quello che sta provando adesso lui, lo sto provando anch'io. Ora cosa succederà al Tempio? Anche se mi piacerebbe rivedere il Tempio tornare alla sua gloria originaria, so che ormai quel tempo è passato. Adesso che mio fratello è morto, è probabile che sia io l'ultimo della nostra specie. È probabile, non è certo poi. Allora ho contribuito alla... Esatto, è quello che mi sono posto fin dall'inizio. Non c'è ragione di esprimersi così. Ho detto che è probabile. Com'è altrettanto probabile che esistano altri conclavi di Elfi della Neve in altre zone del Nirn. Io sono certo di Inoltre, questo. Inoltre, presumo che Virtur non ti abbia dato modo di frenare la mano. Assolutamente no. Cosa farai? Per il momento resterò qui a controllare che il Gran Santuario non finisca nelle mani dei traditi. Ovviamente torna pure quando vuoi e avrai il mio più sincero benvenuto. Grazie. Come posso avere delle frecce solari? Posso aiutarti io in questo frangente. Portami delle frecce elfiche di buona qualità e potrò applicare gli incantamenti e rituali appropriati. Elfiche di buona qualità. Puoi creare delle frecce solari per me? Certo che sì. Ne produco 20 per volta. Se te ne servono altre, fammelo sapere. Ok, quindi basta frecce elfiche e lui me le trasforma in solari. Allora, non so quante ne ho. Certo che sì. Ne produco 20 per volta. Se te ne servono altre, fammelo sapere. Certo che sì. Quante cavolo ne ce n'ho? Produco 20 così tante? Per volta. Se te ne servono altre, fammelo sapere. A parte le ho trovate fino adesso. Ok. Certo che sì. Ne produco 20 per volta. Certamente. Posso farne solo 20 per volta. Ma immagino che per te non sia... Ok, siamo arrivati. Perfetto. Addio. Grazie. Possa il tepore di Auriel infondere forza nel tuo corpo. Adesso c'è purtroppo quelle frecce lì che ci rovina la cosa. Togliamole. È bellissimo. Questo colore è eccezionale. Ragazzi, sono contentissimo. Questa puntata mi è piaciuta davvero. Cioè, mi è piaciuto davvero ascoltare Gerebor. Mi è piaciuto affrontare Virtur. E mi è piaciuto questo. Adesso ho l'arco. Ho approfondito la storia. Mi è più chiaro adesso la storia dei traditi. Non era come pensavo. Questa è stata una sorpresa. È stato molto bello. E comunque, il piano di Virtur
mi è piaciuto la sua idea, è stata molto bella, cioè è stata un'idea veramente da pazzo, ma mettersi contro Valor, insomma, però mi è piaciuta, è stata una sorpresa, anche se avevo azzeccato molte altre cose comunque di quello che stava per avvenire. E con questa illuminazione anche la corona dei Terra è fantastica. Va bene, ragazzi, vi saluto qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.